Sono qui per presentarvi la SICIT, che ha 50 anni di storia, in particolare sugli aminoacidi, che in un primo momento avevamo sviluppato soprattutto per il settore zootecnico e poi, come primi al mondo, li abbiamo introdotti nel mondo agricolo. Oggigiorno produciamo non per gli utilizzatori finali, quindi non arriviamo agli agricoltori, ma soprattutto per l'industria dell'agricoltura ed in particolare per le multinazionali. Abbiamo alle spalle tanta storia, tanta tecnologia, i migliori impianti nel mondo e tutto questo ci ha aiutati nell'avvicinare in particolare le multinazionali. Siamo venuti qui negli Stati Uniti, abbiamo sempre partecipato a tutti questi eventi perché siamo i primi fautori di biostimolanti, perlomeno a base di aminoacidi. Il primo consulente che ho avuto sosteneva che la presenza degli aminoacidi in agricoltura era una rivoluzione verde. Noi siamo stati i primi nel mondo, siamo i più grossi produttori al mondo, oggi con 100 tonnellate al giorno e l'anno prossimo a fine anno saranno circa 150, e posso dire con orgoglio che nel mondo degli aminoacidi abbiamo il dovere sempre di essere tra i primi, perché questo è il posto che ci ha dato la storia.